Giuseppe. Mamma, oggi devo stare con te. Niente, Giuseppe, per favore, siediti qui a... No, per prima cosa togliamo la zampa. No! Come no? Vieni qui. Giuseppe, per favore, non mi fare arrabbiare, lo dico a mamma, eh? Ma dai, cucini! Togliamo questa zampa. Giuseppe... Corri, corri, che ti stanca, almeno metto a dormire alle 8. Allora, zia, fai due foto. Ok? Mi raccomando, prendimi intera. Staccando? Ok? Le scarpe? Come sto uscendo? Ma zia, si vede la pancia. Che hai detto, Giuseppe? Sei bellissima. Grazie, amore, continua a scattare. Mentre salto. Vieni qui, Giuseppe. Zia, quando si mangia? Sì, chi è? Sì, al primo piano. Giuseppe, chi è? Sushi. Scusa, come hai fatto? Sono al primo digitale. Ah. Giuseppe. Posto. Oddio, Giuseppe! Grazie, davvero. Ma no, non ti preoccupare. Tesoro, come stai? Oh. Come posso sdebitarmi? Un caffè? Zia, facciamo un gioco? Sì, zia, facciamo un gioco bellissimo! E tu non mi conosci? No! Va bene così? Bravo! Non mi dire... Sì, magari! Bravissimo, zia! Lo so! Vedi così? Sì! Sì, no, ci sta la domanda di pulizia! Ma io vado! Anche in camera? Sì, ho pulito tutti i vetri! Adesso mi dà l'ovetto! Intendi questo? Sì! Però appena sorpresa, zia, la cioccolata! Ma zia, io sono il bambino! Poche chiacchiere, che sennò zia si mangia sia la sorpresa che il cioccolato! Zia, che cos'è questo? Lo smalto. Te lo posso mettere? Certo, amore. Zia, che cos'è questo? Il mascara. Lo posso mettere? Certo, amore. Zia, posso mettere queste? Giuseppe, ma sono bruttissime, queste sono della scorsa stagione. Dai, zia, ce n'ha tanto belle, buttale queste. Ci sono le Prada lì sotto, dai. Allora, zia, ascolta un pochino. Le donne non è che sono complicate, ma tu per prima cosa, se una donna ti scrive, gli devi rispondere subito, ok? Poi zia, ti devi ricordare che al mondo esistono le scroccone, non farti scroccare alle scroccone. Non fare mai lo stronzo, per carità, ok? E poi ricordati che non tutte le donne sono bionde naturali. Ci stanno quelle con lo chatouche, quelle col balayage, quelle con le mesh, hai capito? Ma zia, non capisco. Giuseppe, tu non devi capire, devi solo sapere, ok? Andiamo. Zia, ce l'hai un fidanzatino? Mamma, pure tu? No, guardate, di solito è la zia che lo chiede al nipote, il nipote la chiede alla zia. Non c'è la fidanzatino, c'ho solo casi umani. Ma che cosa non è un caso umano? Chiedilo a mamma. Ci sono due coccorini ed uno rango tango. Due piccoli. La condanna è chi è questa una volta al mese? Zia, quando andiamo a dormire? Hai due gambe? Sì. Perfetto, facci da solo, dai. Corri, corri, corri! Oh, questa copertina qui sotto, questa e... Ma che mi vuoi far soffocare? Zia, mi leggi il nome della rosa? Cosa ti devo leggere? Il nome della rosa. Il nome della rosa? Tipo Cenerentola, Biancaneve? Sono non vuoi una favola? Va bene. C'era tanto tempo fa in un monastero. Zia, ho fatto molto sogno.
Oh, amore, che ti sei sognato? Che mi sono te si sono lasciati. Ah, allora Giuseppe, ti sei divertito? Ok, mi raccomando, dì a mamma che non è che ti puoi lasciare così quando vuole lei, eh? Prego. Oh, torna quando vuoi, Giuseppe, ciao! Dai, zio, allora staccalo questo pezzo!